Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Non solo Roma. Tutto l'approfondimento giornalistico e l'informazione che riguarda la nostra capitale e anche la nostra regione. Focus sulla salute in questa prima parte di Non solo Roma. In particolar modo vogliamo parlarvi di due patologie profondamente invalidanti e su cui c'è ancora troppa poca informazione: la psoriasi e l'artrite psoriasica. Bene, nel Lazio arriva la campagna di informazione L'esperienza al centro, che aiuta pazienti ma anche semplicissimi utenti ad informarsi nel modo corretto, a riconoscere i primi segni e gli eventuali sintomi di un coinvolgimento delle articolazioni. Come in tutte le patologie, ad essere fondamentale ovviamente è la diagnosi precoce, che può fare davvero la differenza. Bene, sabato 23 settembre dalle 9 alle 13 si terrà un open day al Policlinico Gemelli di Roma con consulti specialistici gratuiti. Qual è l'obiettivo? Ovviamente non soltanto informare e dare la corretta, appunto, gestione di questa malattia, ma concentrarci soprattutto sulla questione proprio della diagnosi precoce. Bene, noi ne parliamo nel dettaglio non soltanto della patologia ma anche di questo Open Day che si terrà appunto sabato 23 settembre con il dottor Giacomo Caldarola, che è il dermatologo proprio al Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno dottore, ben trovato a Non solo Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti. La ringrazio per la sua preziosa presenza in questo spazio. La primissima domanda che le faccio è dunque: Open Day sabato 23 settembre al Policlinico Gemelli di Roma, cosa sarà possibile fare per i pazienti ma anche per i semplicissimi utenti che hanno magari voglia di informarsi? Allora, siamo io e diversi colleghi, sia dermatologi che reumatologi, a disposizione per i pazienti che si prenoteranno tramite il sito internet dell'evento, e siamo a disposizione per chiarire un po' le idee su questa patologia, su queste patologie, perché diciamo la psoriasi è una patologia molto frequente, interessa circa il 3% della popolazione italiana e c'è una stima simile anche nel Lazio, quindi nella nostra regione. Il 40% di questi pazienti con psoriasi soffre anche di un'artrite psoriasica, e che spesso non è facile da diagnosticare, quindi è importante che venga fatta informazione, venga data la giusta importanza a quelli che sono i sintomi che devono far sospettare questa patologia, perché non si perda tempo per quello che poi è il trattamento, perché sappiamo quanto è importante un trattamento precoce in queste condizioni. A livello dermatologico, ovviamente i primi sintomi di psoriasi sono, non so se è corretto come la sto per definire, delle macchie cutanee, giusto? Ma c'è anche questo o ci sono anche altri sintomi che possono farci allarmare, dottore? Allora, la psoriasi è caratterizzata da lesioni cosiddette eritematodescamative, c'è un rossore alla base che è sinonimo di infiammazione e una descamazione, quindi delle squame biancastre. Le zone più tipiche interessate sono i gomiti, le ginocchia, il cuoio capelluto, in realtà qualsiasi distretto corporeo può essere interessato, e possono essere interessate anche le unghie. In particolare le unghie, il coinvolgimento del cuoio capelluto e anche un coinvolgimento a livello del solco intergluteo sono anche dei fattori di rischio per un coinvolgimento articolare, quindi chi ha le unghie interessate, il cuoio capelluto o il solco intergluteo ha una maggiore probabilità di avere anche un'artrite psoriasica, che come detto interessa il 40% della popolazione psoriasica. E l'artrite psoriasica, chiedo scusa, quali sintomi dà invece? Immagino dolori alle articolazioni? Sì, allora, nel senso, molte volte si può avere un gonfiore in un'articolazione, ma appunto il sintomo più tipico è il dolore. Noi distinguiamo il dolore di tipo infiammatorio, quindi dell'artrite psoriasica, da un dolore di tipo degenerativo. Chiariamo, quindi, che cosa ci interessa? Se il paziente fa un lavoro magari fisico e a fine giornata ha dei dolori, diciamo questo è compatibile con l'usura, con la degenerazione, con l'utilizzo dell'articolazione. Quello che invece interessa, e quindi è un quadro di artrosi, quello che invece interessa a noi, e quindi le artriti infiammatorie, si manifestano con dei dolori che compaiono a riposo,
Quindi il paziente riferisce di avere dolori che compaiono di notte mentre sta dormendo, oppure al primo mattino, quando quindi teoricamente dovrebbe essere del tutto completamente riposato. Invece avverte questa dolenzia, questi dolori, questa rigidità che dura tipicamente più di mezz'ora. Il paziente dice che fa fatica a stringere la macchinetta del caffè, ad avvitarla, mentre poi questa dolenzia, questa rigidità tende a migliorare nell'arco della giornata. Il paziente ci riferisce, dice: io mi metto in moto, comincio a svolgere le mie attività, vado al lavoro e i dolori mi passano. Quindi questa apparente incongruenza è quello che ci deve insospettire, che deve insospettire il paziente con psoriasi, o il paziente che ha semplicemente una familiarità per psoriasi, deve insospettirlo e il paziente deve rivolgersi, venire al nostro open day oppure rivolgersi a un dermatologo o ancora meglio a un reumatologo in una situazione del genere. È possibile però avere l'artrite psoriasica e non soffrire di psoriasi, o comunque le due patologie sono strettamente collegate in maniera necessaria? Come dicevo, nel circa il 95% dei casi la psoriasi è già presente quando un paziente comincia a manifestare l'artrite, quindi sicuramente un ruolo per la diagnosi precoce di questa malattia spetta appunto al dermatologo che vede regolarmente magari i pazienti con psoriasi e ha il dovere di do indagare ad ogni visita la presenza dei dolori. C'è però questo 5% che sfugge a questa regola, ci sono quindi dei pazienti in cui il coinvolgimento articolare compare ancora prima delle manifestazioni cutanee ed è il motivo per il quale diciamo, nei criteri diagnostici basta che ci sia, se non una storia di psoriasi, anche semplicemente una familiarità per psoriasi. Quindi se ci sono altri componenti della famiglia che hanno una psoriasi, questo diciamo, è un fattore che viene preso in considerazione per la diagnosi. Ecco, il fatto che ci sia questa campagna di informazione, questo open day anche al Gemelli, l'esperienza al centro, nasce soprattutto perché si è notato che c'è poca informazione su questa patologia. Come mai, secondo lei, anche da parte, magari non voglio generalizzare, dei medici c'è una scarsa attenzione su questa patologia? Si tende magari a confonderla con qualcos'altro? Nel caso dell'artrite psoriasica, però, parlo, eh. Ma diciamo che può capitare, allora diciamo che nell'ultimo decennio abbiamo fatto grossi passi in avanti. 10 anni fa forse era normale che un paziente veniva da noi per una psoriasi e poi magari si scopriva che stava facendo tante altre visite parallelamente per dei dolori che non riusciva a giustificare, ma non lo riferiva al dermatologo perché proprio non lo metteva in correlazione con la patologia cutanea. In realtà abbiamo fatto nel corso di quest'ultimo decennio tante campagne di informazione in ospedale, nelle piazze e fortunatamente i risultati si vedono, però non basta mai, nel senso è sempre bene che informare i nostri pazienti, quindi eventi come questi sono sempre ripetuti nel corso più o meno annualmente ne abbiamo sempre almeno un paio, perché è necessario che il paziente sappia cosa deve cercare, cosa lo deve insospettire, perché appunto, lo rimarchiamo ancora una volta, nell'artrite psoriasica è essenziale intervenire per tempo, perché se io, ci sono degli studi che dicono che se c'è un ritardo diagnostico di soli 6 mesi, corro dei rischi di avere un danno a livello radiografico che diventa irreversibile. Quindi, se io non riconosco la malattia, non curo il paziente per tempo, purtroppo gli creo un danno irreversibile. Per questo è sempre necessario informare, perché si possa fare poi una diagnosi precoce di questa malattia. Certo, ovviamente come in tutte le malattie, ci sono delle cause genetiche che appunto contribuiscono alla comparsa dell'artrite psoriasica o della psoriasi, o è un qualcosa che viene in maniera del tutto casuale da soggetto a soggetto? È una malattia cosiddetta multifattoriale. Che cosa significa? Che sicuramente c'è una predisposizione genetica, questo però avere una predisposizione genetica non significa che se un nostro componente della famiglia ha la psoriasi per forza l'avremo anche noi. Se mia madre, mio padre o i miei nonni hanno la psoriasi non è detto che io l'abbia, però ho un aumentato rischio di averla.
Su questa predisposizione genetica poi ci sono dei fattori cosiddetti scatenanti, fattori ambientali, e tra questi in alcuni casi possono essere le infezioni batteriche, ad esempio la faringite da streptococco in soggetti giovani può scatenare sicuramente la psoriasi, ci possono essere dei farmaci che sempre a scatenare la psoriasi. Quello che poi è il trigger forse più comune e più facilmente riconosciuto è lo stress. Può sembrare una banalità, ma i pazienti vengono nel nostro ambulatorio dicendo, riferendo, dice io sono stato sempre bene, ho avuto un lutto, ho cambiato lavoro, ho cambiato città, ho avuto una separazione e mi sono comparse queste manifestazioni. Questo che significa che in pazienti predisposti lo stress rappresenta uno stimolo, per la comparsa delle manifestazioni. Perché lo Certo. stress scatena il rilascio di alcuni ormoni e quindi poi anche alterazioni a livello immunologico che si manifestano poi con la psoriasi. Ultimissima domanda, dottore. Dunque, ci sono delle cure comunque per alleviare quantomeno il fastidio? La ricerca va avanti, immagino. Fortunatamente sì, abbiamo fatto grossi passi in avanti, ormai li usiamo già da circa 20 anni i farmaci biologici, ce ne sono sempre di più selettivi e siamo riusciti fortunatamente a cambiare la storia naturale della malattia. Non vediamo più quelle alterazioni ossee che vedevamo 20 anni fa, non vediamo più i pazienti pieni di manifestazioni psoriasiche, purtroppo dalla testa ai piedi, non le vediamo più perché abbiamo tante armi a disposizione, almeno una ventina di farmaci, prevalentemente biologici o small molecule di recente introduzione, che sono capaci di tenere a bada sia le manifestazioni cutanee che quelle articolari della malattia. Quindi è un grosso successo e rimane di vitale quindi importanza intervenire per tempo, quindi fare una diagnosi precoce, e per questo l'evento che ci sarà sabato prossimo. Infatti, ricordiamolo bene nel dettaglio, visto che siamo in chiusura, 23 settembre dalle 9 alle 13 al Policlinico Universitario Gemelli di Roma per, insomma, una giornata di consulti specialistici gratuiti. È necessario ovviamente prenotarsi sul sito apposito. La ringrazio, dottore, per essere intervenuto oggi in questo spazio e averci fornito tanti dettagli preziosi. Grazie davvero. Grazie a voi. A presto. Bene, ci fermiamo per un breve minuto di pausa. Restate qui in nostra compagnia, non solo Roma, perché tra pochissimi istanti vi parliamo di una questione che sta entrando nell'occhio del ciclone della cronaca, i biglietti dopati, tra virgolette, per entrare al Colosseo. Restate qui. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.